Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Barbara in Arte la Zebra e su questo canale si parla di arte. Oggi parleremo di un argomento già trattato in due precedenti video, ovvero andremo a cercare all'interno di film e serie TV delle citazioni o vere e proprie riproduzioni di opere d'arte. Mi è stato consigliato di fare un video simile anche inerente ai videogiochi. A voi potrebbe interessare? Fatemelo sapere. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e attivare la campanellina delle notifiche in modo tale da non perdervi neanche un mio video. Tornando a noi, da quando è iniziato questa rubrica mi viene spontaneo notare all'interno dei film tutte le varie citazioni artistiche che potremmo trovare. Succede anche a voi? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche altri film o serie TV in cui possiamo trovare delle citazioni artistiche. Il primo film di cui parleremo oggi è Melancolia. O meglio, non parleremo del film dato che non è il mio ambito, se non per dirvi di guardarlo solo se siete in vena di presa a male. Parleremo delle citazioni artistiche in esso contenute. La citazione più lampante è quella che troviamo già nella locandina del film. Vediamo l'attrice Kirsten Dunst vestita da sposa che galleggia in un ruscello con in mano dei fiori. La citazione in questo caso è immediata, ricorda tantissimo il dipinto Ofelia di John Everett Millais, esponente della confraternita dei pre-raffaelliti. Il dipinto è appunto ispirato al personaggio di Ofelia contenuta nell'opera Amleto di Shakespeare e l'artista la ritrae nell'atto di togliersi la vita in un ruscello dove annega. Il dipinto è ricco di elementi simbolici legati soprattutto ai fiori e alle piante che troviamo disposti intorno a lei. All'interno di questa pellicola possiamo trovare anche una riproduzione di Davide Golia di Caravaggio e vi svelo anche un'altra chicca. All'inizio del film infatti sentiamo il preludio a Tristano e Isotta di Wagner. Non tutti sanno che il pittore surrealista Salvador Dalì amava questa sinfonia. Oddio, non so se sinfonia è il termine giusto, correggetemi nel caso, musicisti. E si dice che quando Dalì si spense a causa di un attacco cardiaco stesse ascoltando proprio questo pezzo. In realtà le citazioni artistiche presenti in questo film sarebbero tante altre, come ad esempio questo dipinto Cacciatori nella neve di Pieter Bruegel il Vecchio. Spostandoci su un film decisamente più pop, molti avranno notato delle citazioni artistiche in un film insospettabile come Iron Man 2. Possiamo infatti notare il nostro amato supereroe che litiga con Pepper Potts per sostituire un dipinto di Barnett Newman a una sua gigantografia, sempre per il suo piccolo ego, insomma. Inoltre, in un'altra scena, possiamo notare L'homme qui marche di Alberto Giacometti. Aggiungo inoltre che non solo in questo film, ma in altri prodotti della Marvel Cinematic Universe, possiamo trovare altre citazioni artistiche. Se vi interessano, le approfondiremo nei prossimi video. Chi l'avrebbe mai detto? Un altro film in cui possiamo trovare delle citazioni al mondo delle arti visive è The Witch del 2015, diretto da Robert Eggers. Oltre alle atmosfere caravaggesche che ci accompagnano durante tutta la pellicola, specialmente nelle scene notturne, che oltre a Caravaggio ricordano tantissimo anche i dipinti di Georges Delatour, il che ha decisamente senso dato che lo stesso Delatour si ispirava fortemente a Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Possiamo trovare anche, alla fine del film, una scena che ricorda tantissimo il dipinto Volo di Stregoni di Francisco Goya. Spero che questo non possa essere considerato spoiler, io non lo considero spoiler, ma ditemi. Le prossime citazioni che vi mostrerò le avete già notate se mi seguite su Instagram, perché ho realizzato un paio di video in cui mostro dei parallelismi tra cinema e arti visive più tradizionali. Li potete ancora trovare sul mio profilo, quindi se ancora non lo fate andate subito a seguirmi anche su Instagram. Sto parlando infatti di una delle scene iniziali di Us, in italiano Noi, scritto e diretto da Jordan Peele. Questa scena infatti ricorda tantissimo la riproduzione vietata di René Magritte. Come avrete notato, se avete già visto i miei precedenti video di questa serie, Magritte compare con particolare frequenza all'interno del cinema, soprattutto sotto forma di citazioni più che di vere e proprie riproduzioni di opere d'arte. Ma voi cosa ne pensate? Potrebbe essere un argomento abbastanza interessante. Spostiamoci ora all'ambito delle serie TV. Nella serie tedesca Dark possiamo infatti trovare diverse citazioni di dipinti. Troviamo infatti il dipinto di Peter Paul Rubens conosciuto come La caduta dei dannati o La caduta degli angeli ribelli. Nella serie troviamo inoltre una citazione alle tavole dipinte da Lucas Cranach il Vecchio, che rappresentano Adamo ed Eva. Anche nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, da non confondere con la serie anni 90, Sabrina vita da strega, mi raccomando, possiamo trovare un'interessante citazione alle opere di Escher, Relatività, Giorno e notte e Mani che disegnano. Interessante anche il momento scelto per l'inserimento di queste opere, ovvero nello spazio immaginato dalla serie come il vuoto. Un'altra famosissima serie contiene la citazione di una scultura molto conosciuta, seppur antichissima e oggi perduta. Stiamo parlando del Colosso di Rodi, che viene richiamato alla memoria guardando l'immaginario titano di Braavos presente nella serie Game of Thrones, o Il Trono di Spade se preferite il titolo in italiano. Come ho raccontato nel video che trovate qui, il Colosso di Rodi è stata una delle sette meraviglie del mondo antico e anche quella che è durata di meno. Secondo la descrizione per così dire tradizionale, se non addirittura leggendaria, la statua doveva essere molto simile a quella che troviamo all'interno di Game of Thrones. Purtroppo gli storici sono scettici al riguardo e non ritengono probabile che fosse effettivamente possibile passare sotto ad essa con le navi. Se volete saperne
saperne di più sul Colosso di Rodi e sulle altre meraviglie del mondo antico, vi invito a riguardare il video. E niente, per oggi è tutto. Conoscete altre citazioni del mondo artistico nelle serie TV e nei film? Fatemelo sapere come sempre con un commento, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un mi piace o condividendo il video, e fate tutto quello che potete per condividere la cultura. E noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! Crying and blue.